E ora andiamo nella torre di sinistra. Sicuramente qua esce un nemico. Ma proprio... ormai non ci metto neanche proprio il dubbio. Ok. Mi aspettavo qualcosa. Mi aspettavo qualcosa di grosso, però compensano con la quantità di numeri. Beccati questo. Beccati il cerchio. Quando mi ti sfondo. E beccatevi l'elettricità, stronzi. Basta? Già finiti? Tu sei grosso, il Tormentor. Dicevo, tu sei grosso e mi ricordi molto... quello che combatte anche guerra. Ha preso fuoco. Calmo. Beccati questo. Beccati. Aia. Dicevo, beccati questo. Era apparso il cerchio. Per caso l'ho visto male io. Probabilmente ho visto male io. Però ero abbastanza sicuro fosse uscito. Ok, nemico nuovo che effettivamente poteva avermi dato qualche problema come primo combattimento. Ma è un cagone. In sostanza lo sciogliamo facile se dovesse tornare. Verde. Viola, addirittura. Diminuisce la difesa, aumenta la resistenza e l'esperienza e il denaro. Però ci diminuisce la forza. Di quanto? Il nostro ci dà forza 15. È quella difesa 80 che mi piace. Però sì, effettivamente esperienza e denaro possono essere una valida alternativa. Ecco a te un altro pezzo per potenziarti. Danni, difesa, probabilità di colpo critico, danni da colpo critico e forza. Danni da colpo critico, ovviamente. Ancora due giri di potenziamento e quelle falci le potremmo usare. Andiamo alla ricerca della chiave, ora. Altra zona boss? No, non è vero. Questa è una zona evocazione. Allora, la cesta si trova là. Prima di tutto evocare te. Secondo luogo sparerei quegli scheletri, ma non penso sia utile alla nostra causa, quindi vai là. Come desideri. Quanto ci fai che ora devo passare da questa parte saltando? Ovviamente. Allora, calmi tutti, prendiamo il braccino. No, di qua. Ci arrivo. Ok, forse ci arrivo, ma non credo sia il metodo giusto. Ok, sono arrivato qua sopra, ma non credo sia il punto giusto. Però aveva funzionato. Forse semplicemente basta correre sul muro. Che ne dici? Allora, abbiamo già raggiunto la cesta, perfetto. Oggetto blu, non male. Andiamo dall'altra parte. Ecco, fatto. Semplice. Sono io che mi sono complicato inutilmente la vita. Come tutto il resto della mia vita. Altra pagina del libro dei morti? Sì, siamo a 10. Perfetto, il capitolo del libro dei morti. Possiamo riportarlo da Vulgrim. Dobbiamo lanciarci. Ecco fatto. Si sale qua? No, sembrerebbe di no. Lì c'è un altro. No, è il mio corvo. Stavo per dire c'è un altro rampino. No, non è vero. Qua si scende. E da quella parte c'è un'altra cesta. E lì sotto invece c'è un talismano da prendere. Vediamo la cesta. La chiave? No, non credo. Era troppo nascosta e c'era solo un pezzo blu. Un pezzo blu? Però con un bel po' di difesa ci rimane l'esperienza e ci aumenta i danni da colpo critico.
Attenzione! Mi dispiace per quel 12% di denaro in più, ma ehi! L'esperienza rimane. Scendiamo di sotto a prenderci questo amuleto. Grazie. E io poi dico amuleto, però in realtà è una reliquia, quindi... Apriamo questo. Oh, interessante, è uno shortcut. E quando mai non appaiono nemici all'improvviso? Madonna mia. Quest'arma sarà anche lenta, ma vi spacco la faccia a tutti se provate ad avvicinarvi di nuovo. Venite qui. Mamma mia. Spacco la faccia a tutti e due io. Faccio mica tanti problemi. Insieme cosa? Ancora noi. Non so perché mi ha fatto venire in mente Gomorra questa cosa. Ancora noi. Qua c'è la chiave. Ovviamente. Ma proprio neanche avere il dubbio. Va bene, allora torniamo indietro. Ed è apparso uno scheletro. O è sopravvissuto alla mia carneficina di prima. Ah, ce ne sono due. È incredibile. Mamma mia. Che dolore immenso. Nah, mancato, peccato. Ok, ci siamo, vieni qui. Dio mio, è esploso. Speriamo che la prossima anima sia qui vicino. Io ho in mente proprio qua nel cervello la musica ancora del primo Darksiders. Ci sarà qualche oggetto qua sotto? Wow. Ci siamo sprecati, eh? Anche lì c'è un oggetto, immagino che si raggiunge facendoti tutto il percorso all'inverso, eh? O meglio, saltando dove in teoria non dovresti. Ad esempio qui, grazie. E ora proseguiamo dalla parte giusta. No, dall'altro lato. Oh no! Ok, perfetto, pensavo dovessi andare sulle scale. Cosa c'è su quelle scale però? C'è una cesta. So che non si è visto benissimo, ma c'è una cesta là in fondo. Credo che dovremmo lanciarci di sotto per riuscire ad andare su quella scala. Comunque come l'altra volta ci si scende una volta liberata l'anima. Oh, aiuto! Ora appaiono i nemici, ovviamente. Tu sei un tipo bello grosso. Ma come tutti, più grosso sei, più rumore fai quando cadi. Non vedo ste spine del cacchio. Ma tagliati la tua, cretino. Ecco fatto. Portiamogli la seconda anima. Ecco fatto, grazie di questo. E scendiamo a prenderci la cesta. Verde? No, solo soldi, peccato. Allora, non voglio negare che la potenza del falcione qui sia ottima. Il problema è la velocità. La velocità è purtroppo una cosa che vorrei non compromettere. Cioè, Morte è un personaggio molto veloce. Se lo rallentiamo con armi del genere, sì, facciamo un sacco di danno, però... Il giudizio si avvicina. Eccoti la seconda anima. Questo cos'era, umano? Umani. Sempre così spaventati. Ovviamente. Guarda, l'avevo capito dal vestito. Come l'hai veramente vissuta. Aiuto!
Bene, vai a liberare anche la terza ora. Restituisci l'anima, trova l'ultima anima, ovviamente nella torre più cupa della storia. Va bene, facciamo un po' di parkour. Eccoci qua. Evochiamo il nostro amicone. Ai tuoi ordini. Certo, come no. Guarda, era talmente ovvio che c'era il boss da combattere, ovviamente, guarda. Non ti sorprendi neanche più di nulla, vai, combattilo. Beccati questo. Mamma mia. Ti sfondo ora. Sì, ma colpiscilo, Franco. Oh, e finalmente hai fatto il tuo dovere. Allora, piano 2 e piano 1. Questo è il piano 1? Ovviamente, andiamo al piano 2. Di qua si sale? Sì, di qua si sale. Ok, ovvio. Se vai qua, mi apri la strada, perfetto. Allora, Franco, devi stare qua. Se vai di qua, invece, che cosa fai? Mi apri quella strada. Ok, allora. Prima immagino che devi venire qua, allora. Saliamo di sopra. Eccoci qua. Potrei già spostarlo? Secondo me no. Secondo me prima dobbiamo arrivare dall'altra parte. Ecco fatto. Ora, di qua non si passa. Gli diciamo di andare lì. Ai tuoi ordini. Saliamo. Intanto che lui va ad azionare l'altro pezzo. Perfetto. Meno male che tutte ste parti sono tutte automatiche, veramente. Prendilo. Ed eccoci qua. Vai, caccolone. Stufete. Franco, vieni. Franco. Ed è andato. Clacchete. Vabbè, tanto adesso sparisce. Ma perché c'è sempre una pozza d'acqua? E ovviamente c'è sempre qualche piccolo oggetto. Lo so che ho detto che nell'acqua non c'è nulla di interessante, ma è vero, a parte una stronzatina come questi amuletini, non c'è nulla, non si sforzano. Ma siamo già arrivati in cima, incredibile. Pensavo di essere ancora in basso io. Abbiamo una scarpa blu che non ci serve. Vediamo se ci basta per far salire questo di livello. Sì, perfetto. No! Quanto manca? Tanto così! Ma porca puttana! Cosa manca? Un oggetto bianco! Ora appare un boss, sicuramente. Guarda, tieni. Umani! Aspetta. Ovviamente. Ridammi quell'anima, stronzo. Custode di ossa, eh. Vediamo. Posso. Allora, beccati questo. Ti prego, non dirmi che tutta la battaglia è così, veramente. Questa ti basta? Guarda, mi metto anche lo scudo.
Rievochiamo questi stronzetti. Ti giuro che se la battaglia è veramente tutta così, a parte che sti scheletri fanno più male del solito, forse perché sono potenziati, eh. Mi chiedo se la battaglia sia davvero da fare tutta così, o forse sono io a sbagliare. Perché bene o male i danni che gli facciamo quelli sono, quindi... No, e dai! Mi manca... Mi manca un colpo! Ecco fatto! Mi mancava un colpo per ucciderlo! Ora si riforma. Gigante di ossa, bene. Eh certo, becca di questo. Mamma mia, l'ho sfondato con un colpo. Ascia di Rusanov. Innumerevoli battaglie da un potente signore dei demoni, quest'ascia reca l'inciso sulla lama il tormento di coloro che ha massacrato. Si dice che divori l'anima delle vittime condannandole a dibattersi nell'agonia senza fine. Wow. Pezzo viola. Pezzo viola che sicuro non consumo per questo. Fa vedere. È più debole della mia... del mio falcione. Paradossalmente questa torre è stata la più semplice di tutte. A livello di design intendo, non a livello di nemici. E ti giuro che se ora dobbiamo combattere il giudice... Donna mia, gli tiro un pugno in faccia. Ehi, stronzone, tieni la tua anima. Il giudizio si avvicina. Umani. Umani, sempre così spaventati. Eh certo, come no. Guarda la tua vita. Come l'hai veramente vissuta. Non era meglio fare tre anime di tre regni diversi? No, sono tutti umani. Tutti sulla stessa frase. È finita. Il tuo signore ti chiama. Ah, così? Semplice? Sono sempre al suo servizio. Ottimo! Yeah! Dimentichi qual è il tuo posto, Nephilim. Ehi, chi è? Sarai anche un cavaliere, ma io sono un signore dei morti. E il tuo re esige un'udienza. Ora questo regno appartiene alla corruzione. Nessun essere vivente può opporvisi. Tu mi sottovaluti. Tu non hai il potere dei sigilli alle tue spalle. Non sopravviveresti neppure alla più facile delle prove del regno. Ho abbattuto il campione dell'arena. Quello era solo un gioco, cavaliere pallido. Ci sono altre prove. Pensate per punire. Parla con la voce nell'arena dorata. Chiedi dello Psycameron. Se sopravvivi, ci rivedremo. Va bene, questa era sostanzialmente, molto probabilmente, un modo per dire vieni nella zona di combattimento e basta. E visto che siamo qui, ora abbiamo due di questi stronzetti. Possiamo evocarli tutti e due subito. Ottimo. Tu vai sì. Lì e tu invece vai là. Come desideri. Abbassami questo. Ottimo. Vediamo. Ti prego un oggetto. Mi basta anche un oggetto bianco. Oggetto viola è anche fin troppo. Ti prego, dai, uno... Ma anche verde, mi va bene verde. Posseduta, quanto ci fai? No, blu, va bene, dai, meglio di nulla. Madonna mia, che monnezza. E con questo dobbiamo tornare all'arena dorata.